Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Azzurra Sport, spazio oggi al calcio, al basket e anche alla volley, ma cominciamo subito dallo sci alpino. Quella di ieri è stata l'ultima recita di Max Blardone sulla Gran Risa, il campione di Pallanzeno ha infatti annunciato il suo ritiro a fine stagione. Quella di ieri è stata la sua ultima recita sulla Gran Risa, la pista che lo ha visto trionfare per tre volte, l'ultima nel 2011. A fine gara, infatti, Massimiliano Blardone ha ufficializzato quello che tutti, per la verità, ormai sapevano. A fine anno dirà addio a quello che è stato il suo mondo negli ultimi 20 anni. Il più forte gigantista che l'Italia ha avuto nella dopotomba ha deciso di appendere gli sci ai chiodi. In 17 anni di Coppa del Mondo, Max ha preso parte fino ad oggi a 147 gare, vincendo per 7 volte e salendo 17 volte sul podio. Ha sfiorato in due occasioni la sfera di cristallo del gigante, mentre l'unica pecca per lui è stata quella di non essersi mai messo al collo medaglie in mondiali ed olimpiadi. Ieri sulla sua pista, quella che lo ha consacrato fenomenale interprete della regina delle specialità tecniche, Max è stato bravo nella prima manche. Sceso con il pettorale numero 56, retaggio dell'uscita dai migliori 30, ha sciato come sa, per lui 21esimo posto al traguardo a poco più di 2 secondi dai migliori. Considerate le condizioni della pista con cui è sceso, una piccola grande impresa. Il cronometro ha detto che di fatto ha sciato quasi sui tempi dei migliori, logica dunque la sua soddisfazione al traguardo. Nella seconda manche invece le cose non sono andate al meglio, qualche errore, un paio di traiettorie non perfette e così il campione di Pallanzeno non è riuscito nell'operazione rimonta che sognava e voleva fortemente. Ha chiuso dunque al 22esimo posto, distante dal vincitore Hirscher, non lontanissimo invece dai compagni di squadra Nani ed Eisat, a riprova che comunque Max rimane tra i migliori della nazionale azzurra. Prima dell'addio, prima di dedicarsi a famiglia, che aumenterà di numero con l'arrivo di una bambina, ci sono però altre gare da vivere da protagonista. Il tempio del gigante e dei gigantisti e del Boden lo aspetta per tributargli il giusto saluto. E chissà che prima del ritiro non arrivi un'altra giornata da ricordare, sarebbe questa sì la degna conclusione di una carriera comunque straordinaria. Ora siamo alla basket, convincente l'affermazione della Poli Opposti Piera Domodossola che alla Pala Raccagni ha avuto la meglio con un gran secondo tempo di Savigliano. Chiude come meglio non poteva la Poli Opposti Piera Domodossola nel suo 2015 battendo tra le mura amiche l'amatore di Savigliano 85-67. Sfida tra seconda contro terza, l'avvio è 10-12 e molto equilibrato, Realini da una parte, Antonietti e Marcello dall'altra conducono le operazioni, 10-18 è il massimo vantaggio proprio nel primo quarto da parte di Savigliano che chiude il primo quarto su 14-23 grazie a un sontuoso Marcello che sigla 13 dei 23 punti complessivi degli ospiti. Nel secondo quarto ancora Savigliano avanti dopo il parziale di 5-0 firmato interamente da Kubekalovic, gli ospiti toccano il più 9, ma Domodossola è brava a tornare in partita sull'asse De Tomasi Raskovic. Nel terzo quarto le squadre tornano in campo sul 38-39 e l'equilibrio permane. La frazione è chiusa dalla compagine di casa in maniera grandiosa, prima con il canestro e fallo di Fabrizio Foti e poi con la rubata e di buzzer beater di Maurizio Realini per il 61-57. Nel quarto quarto Domo tocca la doppia cifra di vantaggio e non si volterà mai più indietro. Dopo il 73-61 Domodossola scappa e raggiunge anche il più 20, mettendo praticamente in ghiaccio la partita e archiviando l'ultima vittoria del suo anno sull'85-67 per Domodossola. Decisivi i 21 punti di Realini e 27 di Raskovic, buono anche l'apporto di Kubekalovic con 17, dall'altra parte non sono bastati i 27 punti di un grande Marcello e i 17 punti di Rispoli. Marcello, ricordiamo che nel 2016 compirà la bellezza di 40 anni. Ci rivediamo per il basket della Serie C Gold nel mese di gennaio, per essere precisi il 17, Domodossola ancora in casa contro Cirie.
Adesso il calcio, niente impresa, il Borgo Manero pareggia 0-0 ad Alpignano e per effetto dell'1-1 dell'andata saluta la possibilità di agguantare la finale di Coppa Italia di eccellenza. La squadra di Gatta troverà il Casale che ha dominato la Cheraschese, battuta anche al ritorno per 2-0. In promozione a Licese c'erano 2-0 nel match di andata dei quarti di finale. Ed ora invece ospiti e contenuti di Dilettanti per Dire, Daniele Piovera. Ultimo appuntamento del 2015 con Dilettanti per Dire, poi torneremo ovviamente nel 2016. Questa sera nei nostri studi avremo il collega ed amico Roberto Cominoli che darà un po' i numeri del girone andata di Serie D, tutte le notizie più interessanti con Sporting Bellinzago e Caronnese primatiste del girone A. Insieme a lui il direttore generale dello Sporting Bellinzago Mauro Turino, con cui cercheremo di capire anche la volontà da parte della società di patron Antonio Massaro di scommettere, di investire in vista del possibile approdo in Lega Pro, cosa cambierebbe anche a livello organizzativo in caso di promozione per lo Sporting Bellinzago. Parleremo anche del Gozzano che si è rilanciato prepotentemente con la terza vittoria nelle ultime quattro partite, con il 3-0 in quella di Ligorna. Non è un caso, il ritorno al gol di Max Guidetti è coinciso con il ritorno al successo della squadra di Walter Viganò. E poi lo speciale dedicato alla cena degli auguri che si è svolto mercoledì scorso presso il ristorante Da Pinin a Varallo Pombia con il nostro Gianluca Trentini. Ascolteremo le parole di tutti i protagonisti del mondo del calcio piemontese e lombardo. Insomma, non perdetevi l'ultimo appuntamento dell'anno con Dilettanti per Dire. Noi invece ora parliamo di volley. Il CT della Nazionale Azzurra Femminile Marco Bonitta ha scelto le 14 atlete che prenderanno parte al torneo continentale di qualificazione olimpica in programma ad Ankara dal 4 al 9 gennaio 2016. Tre sono le giocatrici della Igor, stiamo parlando delle centrali Guigi e Chirichella e del libero Sanson. Fuori Signorile, Bonifacio e Bosetti. Non ci sono neppure le Omeniesi, Lo Bianco e Cardullo. Ed ora invece le parole dei protagonisti di Igor Piacenza. È una sconfitta che sicuramente mi fa male perché è arrivata al termine una prestazione con tanti alti e bassi. Un momento in cui avete giocato bene dei passaggi a vuoto molto molto lunghi. Sì, ci sono stati, come hai detto tu, questi passaggi a vuoto, ma io spero che sia soltanto delle rifiniture che dobbiamo sistemare con il cambio che tutti hanno visto, si è saputo, il cambio allenatore. Quindi magari ci sono stati molti cambiamenti che abbiamo fatto anche durante gli allenamenti, abbiamo avuto poco tempo, niente, noi miglioreremo, cercheremo di colmare questi vuoti, di migliorare il nostro gioco, perché anche con l'allenatore ci stiamo trovando, quindi non è neanche un problema dovuto tra noi e lo staff, quindi niente, noi cercheremo di mettere al meglio le capacità è quello che lui richiede per vincere di nuovo. È stato un cambio molto repentino e molto forte la settimana, con filosofie di gioco completamente diverse, ci può stare obiettivamente un impatto un po' complicato. Sì, esatto, però noi non vogliamo pensare nel trovare alibi, questa partita potevamo giocarla molto meglio e quindi ripartiremo questa settimana per fare meglio. Sì, noi da quando non abbiamo a disposizione Flo e Maya, che sono due pilastri ovviamente, due punte di diamante della nostra squadra, ci siamo guardate negli occhi e abbiamo detto: che vogliamo fare? O abbassiamo la testa oppure proviamo a emergere di squadra, e il gioco che abbiamo visto oggi è stato un gioco frutto di un lavoro veramente di squadra, perché io personalmente stasera ho fatto molta fatica ad attaccare, però avevo le mie compagne sempre comunque dietro in copertura, sempre a dirmi dai non fa niente, e alla fine, quando l'obiettivo è comune e c'è veramente voglia di vincere, perché noi avevamo veramente fame di vincere dopo la sconfitta con Casalmaggiore, le cose sono venute bene. Voglio fare i complimenti a Indre perché è stata magica stasera, e con lo stesso spirito di oggi spero a portare a casa anche quella di martedì. È veramente tutto, io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi della rete.